Ora ripetiamo la telecronaca, è il primo tempo tra Vomero United in maglia verde e Consovadre. I Consovadrem in maglia blu, quando Conenna intanto si divora un gol già fatto. Vomero United sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Di Vincenzo dal settimo minuto del primo tempo. Tanto dopo il gol divorato da Conenna, i blu si effettuano una rimessa laterale col capitano. Intanto palla finisce tra le braccia di Conenna Senior, che effettua ancora un passaggio per De Vincenzo, che probabilmente sopra con un braccio, e così se ne avvede l'arbitro Maurillo. 2 minuti da ora. Quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, seguiamo quest'ultima azione. De Vincenzo allarga per Matteo Conenna. Bello il tiro cross che termina di poco a lato sul secondo palo. E sarà il portiere adesso a impegnarsi a battere il rinvio. Probabilmente sarà lungo per il capitano. E così infatti serve direttamente il suo capitano, che stoppa con un qualche problema, si porta sull'esterno destro e buono il disimpegno del difensore avversario. Viene un nuovo acquisto dei blu, che prova il tiro. Ancora Conenna, passa per il fratello più piccolo, che per il presidente allarga sulla fascia, ma prova a servire al centro. Il portiere esce con la palla al piede, e la palla intanto termina tra le gambe del portiere Conenna Senior. Giuseppe Conenna effettuerà un lunghissimo rinvio sicuramente per servire gli attaccanti. Edoardo Benassai anticipa tutti, anche i suoi compagni. Seguiamo quest'ultima azione. Palla laterale all'altezza di centrocampo per i verdi. Chianese scodella la palla al centro, non ci arriva nessuno. Conenna forza in gamba tesa. Fallo gamba tesa di Matteo Conenna. E interrompiamo qui il nostro collegamento. Ancora 1-0 Verdi.